Io credo che i primi 10 anni di vita siano per ogni individuo, per ogni persona, i più importanti, i più formativi, che si è come si è stati nei primi 10 anni di vita, che contano quelle impressioni, quelle memorie. E specialmente per uno scrittore, direi che uno scrittore è memoria innanzitutto. Leonardo Sciascia era un siciliano molto tipico, aveva dei siciliani della sua generazione alcune cose caratteristiche, no? La timidezza, la curiosità rivolta verso l'esterno, era insomma uno di quei siciliani che dicevano che non amava andare a Roma e preferiva andare a Parigi. Che bella, che bella, che bella, che bella! Non ti arrivava a Shaggy Adria, Adria, Adria! Anelella, Anelella, Anelella! La sicilianità o sicilianitudine ha a che vedere con l'insularità, cioè con il senso di appartenenza forte ad un'isola. È chiaro che questo sentimento era molto forte nella generazione dei padri, cioè di Sciascia, piuttosto che nella nostra generazione, che viviamo in un tempo in cui l'isola non è più un confine. Leonardo Sciascia e la Sicilia è sempre stato siciliano, il legame con la Sicilia non è mai venuto meno, ogni volta gli piaceva molto viaggiare, veniva a Roma, veniva a Milano, veniva a Torino a trovare i suoi amici, ma soprattutto girovagare a Bologna per librerie antiquarie, però appena si allontanava aveva come subito il desiderio di tornare in Sicilia e soprattutto nel suo paese natio, la Calmuto. Amore, amore, quanto nano c'è già, basta chiave la faccia vedere. Leonardo Sciascia insegnò nel suo paese, a Calmuto, a partire dal 1949, quindi l'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. E non credo sia esagerato dire che la scuola elementare dove insegnò per lui fu una scuola. Nel senso che credo che, non so se avrebbe fatto lo scrittore senza l'esperienza scolastica, ma sicuramente l'avrebbe fatto in modo diverso. Tant'è vero che Le parrocchie di Regalpetra, il suo primo vero libro, il nucleo diciamo iniziale, quello che diede l'idea poi al libro definitivo, ecco, erano le cronache scolastiche, cioè gli appunti che lui prendeva quando insegnava come maestro elementare. Ecco, lui apparteneva a una Sicilia povera, diciamo poverissima nella Sicilia povera. Questo era un paese di zolfatari, di salinari, di contadini. Ora è un paese in cui pochi lavorano, molti sono gli emigrati. Credo che addirittura nel giro di qualche anno questo paese abbia perduto più di 3.000 abitanti, cioè la popolazione maschile giovane. Una Sicilia, diciamo, lontana dal mare, Ragalmuto dista circa 20 km dal mare, ma allora era praticamente il mare non c'era, non ce n'era neanche, non si aveva idea del mare perché abitava lì. Ecco. Era poverissima, si viveva di lavoro pesantissimo, le miniere di sale, le miniere di zolfo. Io già che lavoro in questa miniera da 10 anni, però prima lavoravo all'estero, lavoravo in Francia, a Grenoble, ho lavorato pure in Germania, eppure in Svizzera, e le devo dire che all'estero c'è una vita dura. Io non le nascondo che voglio vivere in questa mia terra, voglio vivere in Sicilia perché mi piace, forse perché ci sono nato. Qui sì, d'accordo, stiamo veramente male, in miniera guadagniamo poco,
però pur guadagnando poco io voglio vivere in mezzo alla mia gente. Bambini che non avevano le scarpe, insomma, e vestiti rabbrividivano di freddo in quelle aule fredde, perché non c'erano i riscaldamenti, non si sapeva come riscaldarle, insomma, quindi stavano coi cappotti, con le sciarpe. E bambini che avevano fame, lui vedeva che quando potevano addendavano qualcosa, quindi lui si chiedeva, questo è importante per quello che scriverà dopo, come si fa a insegnare a parlare ai bambini di storia, di geografia, di letteratura quando hanno fame e non hanno le scarpe. E questo, insomma, gli diede idea di che cosa fosse il mondo, gli diede quella carica che poi gli servirà, ecco, da non perdere mai di vista, ecco. Potrei dire che mio nonno era molto nonno e poco maestro, ma al di là della battuta, o meglio, spiegando meglio la battuta, potrei aggiungere che effettivamente nella vita di tutti i giorni era un nonno normale, il nonno che ti accompagnava a fare la passeggiata alla villa, che ti veniva a prendere talvolta all'uscita dalla scuola, per cui in questo senso era molto normale e non era maestro, nella misura in cui non faceva lezioni. Il mio primo incontro con Sciascia, io appunto avevo 20 anni, nasce dal fatto che lui aveva visto la mia prima mostra nel circolo di cultura del mio paese, insomma, e gli era piaciuta, aveva lasciato un biglietto. Io sapevo poco di Sciascia, sapevo poco di quasi tutto, insomma, no? Anche adesso non è che... E quindi decisi di andarla a trovare, ero andato a fotografare un'altra festa a Butera, ero con mio nonno e al ritorno lo andammo a trovare a Racalmuto. Facevano 50 gradi all'ombra, era un 16 di agosto, arrivai ad un'ora indecente per andare a trovare qualcuno, perché era mezzogiorno, eccetera. Ma da allora scoprì che Sciascia non vedeva arrivare nessuno senza che prima gli chiedesse se avessero mangiato, se avessero sete, eccetera. E ci invitò a colazione, dicendo: ah, le mie zie stanno infornando un galletto, basterà per tutti noi, insomma. Quel galletto è stato una cosa che io ricordo ancora come il miglior galletto che abbia mangiato nella mia vita, e che mi fece scoprire anche una comune passione con Sciascia, che è la passione per la cucina. Io poi ho dedicato un libro alle mie foto, alle mie riflessioni sul mangiare, eccetera. Mio nonno aveva un grande amore per la fotografia e infatti da giovane ne ha scattate parecchie. Poi la leggenda, non so se confermata, vuole che quando cominciò a vedere le fotografie di Ferdinando Ciano smise di farle lui. Però sì, aveva una passione e ha scritto tantissimo, è stato amico di tanti fotografi. Devo dire che si ha anche vinto la timidezza facendosi fotografare, in alcuni casi anche con evidente diletto, da molti fotografi. Quindi sì, in quanto in qualche modo derivazione di arte figurativa o arte figurativa essa stessa, sicuramente è stato appassionato di fotografia. Il ritratto, così come io lo pratico, insomma, sulla linea di Cartier-Bresson, sono dei ritratti fatti in situazione, non li preparo i ritratti, insomma. Incontro le persone, incontro un'immagine. Sciascia mi aveva chiesto, ci conoscevamo da non molto tempo, lui ancora lavorava a Morte dell'Inquisitore, di fargli una foto della trascrizione della data di nascita dell'eretico che poi uccise il suo inquisitore con le sue catene, che era di Racalmuto, alla parrocchia di Sant'Anna. E quindi andammo insieme lì, io fotografai questo documento e poi, mentre lui salutava il prete, lo aspettai in chiesa. E
in chiesa vidi che c'erano due bambine davanti a un fercolo di Cristo, insomma. E quindi c'era già un'immagine, io mi avvicinavo per fare questa immagine e mi accorsi che Sciascia era uscito e che a un certo punto sarebbe entrato nella scena, insomma. Quando fu lì che ebbe la giusta composizione, lui mi guardò e io feci questo ritratto. Ed è un ritratto dove ci sono tante cose che sintetizzano Sciascia, così è stato detto di questa fotografia, insomma, la religione, la maniera in cui sono vestite queste bambine, eccetera, eccetera. E questo qui è il mio ritratto, ne ho fatti più di 1000 di Sciascia, insomma, in quei 26 anni che è durata la nostra amicizia. Ha avuto la fortuna di essere appunto considerato una specie di ritratto emblematico. Leonardo Sciascia scelse il genere giallo, non in tutti i suoi libri, ma insomma diciamo che è un genere che frequentò moltissimo, il genere poliziesco, perché lui diceva che la scrittura per lui era qualcosa di, che si avvicinava moltissimo all'azione. E quindi dice, mi viene normale scrivere un libro giallo, però ribaltandone diciamo il significato. Lui il giallo serviva perché narrativamente funziona, però mentre normalmente la verità torna a trionfare e gli assassini, i colpevoli vengono giustamente condannati, ecco, nel giallo di Sciascia si sa chi è l'assassino, chi è il colpevole, e alla fine invece entra nel buio, le maschere cominciano a funzionare pirandellianamente, per cui non si capisce più chi ha ragione e chi ha torto, ed è quindi un giallo all'incontrario, ecco, che naturalmente scosse un po' i lettori, insomma. Ma fu innovativo da questo punto di vista. Sciascia era uomo di poche parole, ma come molti uomini della sua generazione, siciliani della sua generazione. Questo forse un tratto che ha a che vedere anche con un modo di essere siciliani, in cui ciò che non si dice è più importante di ciò che si dice. Cioè ciò che dico allude a qualcosa di più complesso e quindi accenno sapendo che quelle mie parole evocano una specie di iceberg. E io credo che il modo di lavorare di Sciascia avesse proprio questa caratteristica, questo tratto. Cioè l'essenzialità, il rigore era una forma quasi etica della scrittura che gli permette di comprendere e di dominare una materia come quella della mafia, che lui ha trattato in tempi in cui veramente era difficile parlare di mafia, perché noi dobbiamo ricordarci che tempi erano quelli, erano gli anni Ottanta, e aveva capito che per raccontare una sfinge dal potere mitico come la mafia bisogna usare un linguaggio fatto di tanti silenzi, un linguaggio rigoroso, essenziale, se no la mafia si impone per se stessa e diventa il padrino. A scrivere della mafia proprio perché l'aveva vissuta negli anni dell'infanzia e ero stato spettatore della repressione Mori, spettatore infantile, ma appunto perciò un ricordo indelebile, e poi l'avevo vista risorgere in questo dopoguerra. Le date dei suoi depositi coincidono esattamente con le date di appalto dei lavori pubblici. Lavori pubblici? Sono un possedente, ho prestato soldi agli amici e me li hanno restituiti.
E non ha interessi in imprese edilizie? No, no. Manco per sogno. Molte imprese hanno ottenuto appalti in modo irregolare, grazie alle sue raccomandazioni. Raccomandazioni? Migliaia ne faccio. L'appalto, la licenza, il posto, il sussidio. E a chi le rivolge? Agli amici che possono fare qualche cosa. A chi di solito? A chi mi si dimostra maggiormente amico. Il giorno della civetta, il romanzo che mette a nudo non solo la mafia, ma i rapporti tra la mafia e lo Stato. Quindi un romanzo molto anticipatore. Il capitano Bellodi, che nella realtà è il capitano della Chiesa, quello che poi molti anni dopo sarà ucciso dalla mafia quando viene mandato in Sicilia. Credo che quel romanzo, come dice, sia stato costruito sull'onda della grande inchiesta giornalistica che Lora fece per la prima volta nel 58, quando appunto per la prima volta fu stampata la parola mafia a caratteri cubitali su una pagina dei giornali. Il clima era quello, insomma, stava per nascere la commissione antimafia e Sciascia pensò di racchiudere questo contesto in cui c'era la mafia, c'erano le debolezze dello Stato, c'erano le complicità della Democrazia Cristiana, in quella storia bellissima del giorno della civetta. La mafia è un'associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria, è imposta con mezzi di violenza tra il capitale e il lavoro. Il giorno della civetta è un libro importante perché fino ad allora non si era mai accennato in un lavoro letterario di intrattenimento alla mafia, insomma, al fenomeno mafioso, alla malavita siciliana, insomma, ecco. C'erano stati moltissimi saggi, moltissimi articoli, saggi storici, ecco, però la prima volta in cui se ne parla in un romanzo, quindi in un prodotto di grande diffusione, è il giorno della civetta, e che funzionò proprio perché tolse i veli a una realtà che veniva tenuta, non dico segreta, ma in cui ognuno cercava di fare a meno di guardarla, insomma, ecco. Lui invece costrinse anche i suoi compaesani, anche i siciliani, a guardare in faccia la realtà. In questo crocevia vennero uccise 4 persone, fu un'esecuzione organizzata in modo infallibile, in modo che nessuno potesse sopravvivere, e infatti tutte e 4 furono uccise. Uno dei proiettili colpì una bambina che era affacciata in uno di quei balconi a giocare. La madre, convocata dai carabinieri, disse: ma io pensavo che fossero fuochi d'artificio. Ah, scopettate fono, e allora vuol dire che io non farò più affacciare la bambina sul balcone. Processare la mafia è difficile, perché prove lampanti non ci saranno mai. Bisogna sempre collegare con intelligenza gli indizi, ma questi indizi devono assumere valore di prova. Lo Sciascia uomo, lo Sciascia scrittore, lo Sciascia politico sono un qualcosa di inscindibile, un tutt'uno. Scende direttamente in campo per la prima volta, al di là dell'impegno che mostra con le sue opere, con i suoi scritti, su invito di Achille Occhetto, che gli prospetta, a lui e a Renato Guttuso, all'epoca grande amico, di candidarsi e di venire eletti come indipendenti al Consiglio Comunale di Palermo. È un'esperienza per Sciascia infelice, dura poco, però a un certo punto irrompe sulla sua scena Marco Pannella, leader del Partito Radicale, e si incontrano alla casa editrice Sellerio. A questo punto immaginate la scena: Pannella torrentizio, come tutti sapete, fluviale, Sciascia invece piuttosto taciturno, cauto. E Pannella gli espone le ragioni per cui è urgente e necessario che si candidi con loro. Dice: non vogliamo che Sciascia sia radicale, siamo noi radicali che siamo sciasciani. A questo punto Sciascia chiede, fumando l'eterna sigaretta, quanto tempo ho da pensarci. Subito, risponde Pannella. Sciascia esce, pensa per qualche minuto, ritorna e dice: hai bussato a questa mia porta perché sapevi che era già spalancata.
soltanto i radicali oggi hanno quella spregiudicatezza, quella libertà nell'affrontare i problemi di questo paese. Si possono anche imputare di leggerezza, di disordine, di tutto quello che si vuole, però hanno questo coraggio e sono soltanto loro oggi. Io trovo che il maggior impegno politico di Sciascia sia stato quello sulla giustizia e il trampolino di lancio per quell'impegno che poi ha accompagnato tutta la sua vita sia stata la sua conversione radicale, cioè il passaggio nel partito di Pannella, il suo incontro con Pannella e la sua scoperta, insomma, di quel partito che aveva nel suo DNA la battaglia per la giustizia. Una giustizia ovviamente, una giustizia giusta, come la chiamava lui, che si disperò tutta la vita per il fatto che non esisteva una giustizia giusta. Il giudice deve essere specializzato soltanto nel fare il giudice, nella scienza della legge e nella coscienza di amministrarla. È uno strumento molto delicato. Il giudice in Italia ha avuto delegati dei poteri molto ampi. Bisogna che questi poteri li usi con coscienza, senza esibizionismi, senza clamori, perché la mafia si combatte non con la tensione delle sirene, dei cortei, della terribilità. La mafia si combatte col diritto. Sciascia vive in un tempo in cui intanto c'è un sodalizio molto profondo tra il mondo intellettuale e il mondo politico. Oggi questo dialogo si è interrotto da tempo. Il ruolo di un intellettuale che entra in politica dovrebbe continuare ad essere quello dell'intellettuale, cioè la funzione di intelligere, di capire, di semplificare. Perché mi pare che ci sia un abuso di parole, una doppiezza di parole nel modo di fare politica, che un intellettuale può contribuire ad alleggerire, a semplificare, a rendere più chiaro. Una figura come quella di Sciascia, che metteva il proprio impegno sia in un articolo, che in un'opera letteraria, che in una dichiarazione pubblica, era riconoscibile proprio perché avveniva attraverso dei luoghi deputati, dei luoghi che erano di mediazione culturale riconoscibili appunto alla collettività. Oggi non credo che non ci siano intellettuali o scrittori o scrittrici che non abbiano questa stessa poliedricità. Penso però che la complessità della propria visione e che del proprio impegno passi attraverso dei mezzi che sono disseminati, che sono i social, Twitter, Facebook, Instagram. Probabilmente i libri più belli di Sciascia sono anche quelli che non hanno avuto la maggiore diffusione, mentre un libro che è insieme bello ed è stato di grande diffusione è stato L'Affair Moro, che fu pubblicato con i tempi di un instant book dalla Sellerio. Moro fu ucciso il 9 maggio, il libro apparsa nella libreria i primi di settembre, Sciascia quindi lo scrisse a passo di carica. Ed era un libro che affermava una verità importante, che poi è stata alla base di tutti i ragionamenti sul caso Moro, e cioè che le lettere di Moro fossero vere. Che Moro scrivesse delle cose assolutamente vere, cioè che Moro non si fosse minimamente fatto influenzare dalla terribile condizione di prigionia in cui passò i 55 giorni che precedettero la sua morte, ma che invece avesse ricavato da quella condizione uno spunto per riflettere. Messo a fuoco il dramma di quest'uomo, o almeno ho tentato di mettere a fuoco, il dramma di quest'uomo tradito dai suoi amici. Ecco. Di quest'uomo che è stato
dato per diverso. C'era un primo Moro, secondo i suoi amici, uomo di Stato, molto savio, che non si ravvisa più nell'uomo prigioniero delle Brigate Rosse. Invece per me, tra il Moro di prima e il Moro prigioniero, c'è una continuità perfetta. Moro continua ad essere se stesso, anche prigioniero delle Brigate Rosse. Ecco, Sciascia scrive questo libro, ovviamente affermando la sua tesi con il vigore che era tipico dei suoi scritti, e dice semplicemente questa cosa: guardate che quelle lettere sono vere, guardate che la denuncia di Moro è vero. Moro ha colto la crisi dello Stato in un momento terribile e non ha nessuna importanza che lo abbia colto nella prigione del popolo, circondato da terroristi, da brigatisti rossi. Questo non ha nessuna importanza, cioè quella sua riflessione è una riflessione che bisogna tenere presente per capire a che punto è arrivato l'Italia. La vicenda dei professionisti dell'antimafia, dal titolo di quel famoso articolo sul Corriere che costò a Sciascia una polemica durissima con il Comitato delle Vittime della Mafia in Sicilia, degli attacchi molto pesanti da parte di magistrati, da parte anche del sindaco Orlando, che era già allora sindaco di Palermo. Ecco, quella vicenda lì è una vicenda emblematica, no? Perché Sciascia aveva cominciato questa sua collaborazione con il Corriere della Sera e secondo me non aveva una percezione precisa di come si stavano trasformando i media in quel momento. Fu investito da un tornado d'opinione, che in qualche modo lo preoccupò e infatti lo convinse ad appartarsi. Smise di scrivere sui giornali, abbandonò il Corriere della Sera. Solo molti mesi dopo decise di ricominciare la sua collaborazione con la stampa. In nome dell'antimafia si esercita una specie di terrorismo, perché chi dissente da certi metodi, da certe cose, è subito accusato di essere un mafioso o un simpatizzante, diciamo. Il coordinamento antimafia non capisce che in questo paese c'è libertà di opinione, libertà di dissenso, libertà di critica. E quindi chi esercita qualsiasi critica contro di loro è un mafioso. Di fronte alle accuse che gli venivano mosse da mezzo mondo di essere quasi un mafioso lui stesso per aver sostenuto che parecchie persone con la scusa dell'antimafia avevano fatto carriera, e si riferiva non certo a Borsellino, era l'esempio di una regola che era stata disapplicata dal CSM. Per Falcone hanno fatto valere la regola dell'anzianità, per Borsellino hanno fatto valere la regola del merito. E allora dice: non può esistere che come una fisarmonica la tirate come vi pare. Mettetevi d'accordo, se non la regola dell'anzianità non vale, ed è stato il pretesto per simulare Falcone, non può valere neanche per Borsellino. De Mauro ricorda, dice: guardate che quando mio fratello è stato rapito e poi ucciso dalla mafia, tutti in famiglia venivamo evitati, uno dei pochissimi che veniva a casa nostra, stava con noi e ci ha espresso solidarietà e vicinanza è stato proprio Leonardo Sciascia. A 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia fa impressione rendersi conto che lui è famoso per un articolo di giornale, in realtà è questa, la realtà è questa, per un articolo di giornale, quello che uscì nel gennaio del 1987, intitolato I professionisti dell'antimafia. Ecco, tutto questo articolo ha oscurato ogni cosa di Sciascia, cioè se lui scrisse quell'articolo così provocatorio, così dirompente, è proprio perché lui aveva scritto dei libri che erano Il giorno della civetta, Ciascuno il suo, Todo modo, Il contesto. Invece tutto questo viene oscurato da quell'articolo di giornale. La gente sa, conosce Sciascia perché ha scritto quell'articolo contro i professionisti dell'antimafia. Questo è il destino dei grandi scrittori, essere famosi per opere loro piccole, minori. Sicuramente mio nonno ha dovuto vincere una grande timidezza
nell'affrontare le polemiche, perché da una parte lui era schivo, ma dall'altra non riusciva ad astrarsi dalla società circostante. A volte anche sapendo che i suoi interventi avrebbero attirato reazioni malevole e anche irragionevoli. Chiaramente io ero bambino, ero ragazzo, quindi, come dire, percepivo le atmosfere. Uno scrittore siciliano pensa che l'impegno consiste nello scrivere. Cioè, uno si impegna, se è scrittore, si impegna perché scrive. Cioè, il fatto che poi questo impegno abbia anche un risultato civile è secondario in qualche punto. Cioè, uno si impegna, se è scrittore, si impegna a scrivere. E se la sua scrittura solleva delle reazioni, quello è il successo dello scrittore. Ma il suo obiettivo non è quello di provocare delle reazioni politiche. Sciascia è stato il mio angelo paterno, è stato mio amico, è stato mio maestro. Io non so se Leonardo Sciascia sia lo scrittore italiano più importante del secondo Novecento, ma sono certo che Leonardo Sciascia con Pierpaolo Pasolini è l'intellettuale più importante del secondo Novecento italiano. Grande peccato della Sicilia è stato ed è sempre quello di non credere nelle idee. Qui che le idee muovono il mondo non si è mai creduto. Ci sono naturalmente delle ragioni, ragioni di storia, ragioni di esperienza, però è questo che ha impedito sempre alla Sicilia di andare avanti, il credere che il mondo non potrà mai essere diverso da come è stato.